Bentornati su Rev Strategy, questo è Europa Universalis 4, campagna con l'ordine teutonico, l'anno è il 1646. Guerra piuttosto dura con i Timuridi che stiamo vincendo, ma il nostro alleato è stato distrutto, rotto, calcio rotato, quindi ora siamo da soli contro un'alleanza temibile. Bengala, Sindh, Timuridi e Somalia, e hanno tante truppe, quindi sarà un po' complicata per noi, ma la vinciamo, tranquilli. Ci sono i Timuridi che sono qua in Prussia. Cosa state facendo, balordi? C'è morto un advisor molto importante. Spero di riuscire a ottenere un morale delle armate o un disciplina piuttosto presto. Stavo dicendo piuttosto in prestito perché è partito un prestito, ma è partito per un evento. Non abbiamo problemi di soldi, non preoccupatevi. Nostro credito è a tripla A. Non c'è problema davvero. Questo è reinforce speed. Mi serve morale delle armate o disciplina? Oh, continuano a uscire, ragazzi. Intanto sono riusciti a far cadere questo forte. Situazione non semplice. Almeno abbiamo fatto fuori i nativi. Visto che sto provando a colonizzare là. Forse devo prendere sto forte a Sin. Livello 6 nelle montagne. Questi forti di montagna sono follia. Avrei dovuto creare spy network, che almeno rende un po' più veloce assediare i forti. Fammi licenziare sta gente. Per favore. Beh, almeno il forte l'abbiamo ripreso in tempo. Abbiamo anche spazzato via quell'armata. Niente. Non esce. Mi sto dissanguando, cacciando dalla mia corte in malo modo tutta sta gente incompetente che non fa quello che voglio. Continuano le conversioni. Cos'è? Vediamo un po'. Alcune di quelle province contavano. Ce ne mancano 7. E poi bisogna anche convertirle. Poi abbiamo fatto quella missione. Dov'era sta ribellione? Ho perso il conto. Lì sopra. Sta arrivando il Bengala lì sopra, oltretutto. Forse dovrei fermarmi qui. Posso comunque ottenere un bel po' di province. Vediamo un po'. Allora. No, in realtà se non conquisto lì quella che voglio, però non me la danno. Potrei ottenere queste. Sono comunque 8, ma non sono convinto che bastino tutte. Me ne danno di più adesso. Beh, questa la diamo poi alla Zaporozia. Non è una brutta pace. Non è una vittoria decisiva, chiaramente. Ok, possiamo fare. Io dico che al 50% di war score ci si arriva senza impazzire. Questa è la mia teoria. Anche se tutti i forti rimanenti sono forti di montagna, quindi forse la mia teoria è una boiata. È una fatica prendere questi forti. Ok. Costruiamo uno spy network durante la guerra. Comunque aiuta. Abbiamo ripreso il forte di Akawen. Direi di andare a riprendere anche Costantinopoli a sto punto. Ma ah, questa è l'armata che gli ottomani hanno affittato ai Timuridi come condottieri. Capisco. Piccoli infami. Qua andiamo con 70.000 uomini in un assedio di montagna, ci prendiamo l'attrition di brutto. Cannoneggia sto forte, per favore. Ottimo. Abbiamo fatto fuori dei ribelli perché Samarcanda la dobbiamo tenere noi. Cosa sta succedendo qui? Uff. Ci sono 200.000 uomini qui? No, 130.000. Hai detto poco?
Finalmente, disciplina. Ci abbiamo messo un bel po', ma ce l'abbiamo fatta. Sono orgoglioso di voi. Vado un po' a velocità 5. Magari me ne pento, magari no. Questa è montagna, questa è montagna, questa è tutta montagna. Particolaristi non so dove. Sempre qua perché sono i territori appena conquistati. Ok, guarda, guarda che mi fanno fuori i ribelli, grazie mille. Grazie. Allora, Sind, esci da sta guerra? Ma che è? Sono più galvanizzati che mai. Devo forse prendere questo forte. Un altro forte di livello 6, oh. Gli ottomani stanno... No, hanno smesso di affittare, forse. Forza, spazza via quell'armata. Pausa. Ci serve un nuovo erede. Prendiamo sempre il figlio del mercante come tradizione. 065, quello insomma che era già l'erede. Dunque, fammi vedere. 203. Che fuffa. Ripaghiamo il prestito con la dote del nostro erede Gran Crociato. Ok. Tra un po' possiamo tirare su la tecnologia sia diplomatica che amministrativa. Amministrativa è particolarmente importante perché ci dà tantissima governing capacity. La governing capacity ci dà non essere sotto. La governing capacity ci darà administrative efficiency, il che rende la potenziale pace che possiamo fare più grande. Possiamo chiedere più cose per quella quantità di war score. Quindi, circolo virtuoso in questo caso. Ok. Abbiamo finalmente vinto questo dannato assedio. Dimmi che questo forte... Oh, questo forte è solo livello 2. Un vecchio forte. Andiamo a far fuori questi somali. Pirati somali! Pirati somali nel Caucaso. Guarda, guarda la qualità delle nostre truppe, che roba. Eccellente. C'è poco da dire, è eccellente. Bisogna riorganizzare le nostre truppe verso l'alto. Ci stanno prendendo tutte le nostre conquiste lì. No, non ingaggiare per favore, ci sono 100.000 uomini. Va bene che le nostre truppe sono forti, ma non sono così forti. Stanno... Ok, si sono spostati, no, non è vero. No, 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 non ingaggiamoli, troppo pericoloso. Qua sono 3.000, qua sono 1.000. Non possono certo impensierirci. Non ci impensierebbero neppure se fossero milioni. No, non è vero. Rischio. Stack wipe. Quanto sono indietro i bengalesi? Non sono mica tanto indietro. Non hanno alcun tipo di idea qualitativa. Nei set di idee che hanno preso, hanno un po' di idee, un po' di combattimento, giusto nelle idee nazionali, capisco. E il nostro generale qua è assurdamente potente. Sembra che il numero sia lo stesso, ma avere così tanta cavalleria e poter schierare così tanta cavalleria senza penalità fa tutta la differenza. Che abbiamo devastato i territori dei Timuri, li andiamo a nord. Andiamo a prendere questi. Guardali, 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 guardali. Le nostre... Praticamente facciamo così tanto shock con la cavalleria che non riescono ad arrivare a rinforzare in tempo. Somali. Guardate qua. Spazzati via. Vabbè, questo generale ha 6 di fire e 5 di shock. Cioè,
lì c'è poco da dire. La skill è incredibile. Sa, uscita adesso dopo. Quante armate vi devo spazzare via? Tante. Se vi do 2 ducati? Non gli è bastato ancora i bengalesi. Se i bengalesi escono, il Warskull. Il Warskull. Warscore sale a praticamente 70-80. Prendiamo uno di stabilità perché abbiamo un advisor meritevole. Gli eventi che possono uscire fuori quando avete un advisor livello 3 o più. Ok. Cosa devo fare? Questi li lascio fare perché tanto non possono occupare forti, sono troppi pochi. Una cosa che devo fare. Potenziali ribellioni. Esatto, facciamo la treatment. Visto che tanto siamo avanti con i punti militari come sempre. Sin da adesso esce, vero? Oh, eccoci qua. Ducati, war reparation. Non è cambiato di molto il Warscore perché Sindh non è così grosso. Andiamo su a prendere qui marmocchi. Felloni. Non tutti i miei generali hanno 6 di fire e 5 di shock, eh. Cos'è sta roba? No, non voglio perdere mercantilismo. Oltretutto abbasserebbe il prezzo della lana a favore di quello del cotone e noi non abbiamo cotone. Quindi perdiamo trade power in India, che comunque è semi inesistente per noi per adesso. L'abbiamo vinta, non in maniera decisiva, ma l'abbiamo vinta. Com'è possibile che siamo scesi a 33? Ah, abbiamo perso il War Goal! No! Abbiamo perso il War Goal! Era questo posto qua! Che fregatura! Siamo scesi a 33%. Che svista! Diamine di svista! Era al team, giustamente. Cosa stanno facendo questi? Posso far uscire la Somalia? Oh cavolo, la Somalia esce. Ciao. Non solo è salito di 6%, non di molto. Però è parecchio importante che non ci sono più 50.000 somali in giro che fanno danni incontrollabili. Se esce anche il Bengala, è fatta. Cosa diavolo è successo? Non stavo guardando. Confusione, qualcosa della Zaporozhia. Probabilmente la solita interazione dei cosacchi, eh? Sì. Sì. 59% comunque. Abbiamo ripreso il War Goal. Conta i tick. Si è tenuto la maggior parte dei tick. No, perché sì, ticca nel senso opposto. Fa tic-tac. Quindi non è che perdi 25% sul momento. Nel senso 20 erotti quanto avevo. Però poi lo recuperi. Allora, fammi fare altre manifatture. Non danno più tantissimo, 0,26. Ho visto di meglio. Se i bengalesi si levano di torno, ci vuole tempo. Sta tornando il diplomatico. F per arrivare lì in India ci mette un secolo. Allora. Vai a ingaggiare quella gente lì, per favore. O quantomeno fallisca. No! Cavolo! La mia armata coloniale vi viene obliterata, ovviamente. Erano 4.000 cavalieri. Ora mi bruciano anche la colonia. Questi infami. Eccoci qua. Admin 20. Diplomatic 20. Là, siamo sopra. Abbiamo 1420 adesso di governing capacity. Non avevamo abbastanza governi incapaciti dal 1003. Il gioco inizia nel 1444. No, davvero. Da mo' che non succedeva. Siamo sempre avanti con i punti militari, ovviamente.
Ma siamo così tanto avanti che io li spendo a pioggia. Questi bengalesi là sopra, quasi in Finlandia. Uscite dalla guerra. Escono. 90% di war score. La differenza. Bene. Miei cari, adesso noi dettiamo le trattative. Balordi. Vai a prendere ancora. Appena possiamo mandare il trattato di pace, mandiamo un trattato di pace di quelli che si ricordano. Per molto a lungo. Quelli li attacco ancora. Proprio. Esatto. Perché io perdo 3.000 uomini, loro ne perdono 20.000. No. 7.500, 5.000. Ok, sì. 13.000. Mandare un messaggio. Allora. È il momento di fare la spesa. Questi li diamo alla Zaporozia comunque. Ma li voglio per la questione casus belli, bei confini, anche perché dobbiamo prendere finalmente questo territorio per quella famosa missione che è rimasta indietro, che poi ci sblocca la missione sconfiggi gli ottomani, che noi abbiamo già sconfitto, ma serve il forte qua, per qualche strano motivo. Ok. Allora. Sarà una pace molto giusta e assolutamente proporzionata. Siamo fino a lì. Direi che non è più il caso di ingrandire ulteriormente la Zaporozia. Ma qui sì. Questi territori qua sì, perché no? Fino al Golestan. Ma sì, questi glieli possiamo ancora dare. Io non è che non ho governi incapaciti, quindi. Cioè, ne ho tanta, ma. Ce l'ho sempre al massimo. Allora. Guarda quanta roba possiamo prendere. Assolutamente bilanciato. Vediamo un po' che coalizioni partono. Moscova inesistente, Timur di Uzbekistan, Chagatai, Arkan. Gente irrilevante comunque. Miei cari, siete irrilevanti. Vediamo anche questo qua alla Zaporosi, allora. Non male, non male. Il resto ducati. 3440, 3422 ducati, perfetto. Così si può fare un po' di miglioramenti. No, aspetta, non ho più messo quelli. Allora no. No, 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 no. Non ho messo i territori lì a bordo del Caucaso. Perché vale così tanto? Va a capire. Ah, c'è Astrakhan. Astrakhan è un centro di commercio, per forza che vale così tanto. 6. Niente ducati allora, ragazzi. Solo 570 ducati. Però. Mi piace. Ci penseranno un po' di volte prima di fare di nuovo i bulli con me. Questi eredi di Tamerlano. Ah, tutta un'altra musica. Fammi ridurre la War Exhaustion così costa di meno fare i core. Ora dovremo fare i core. Poi convertire. E dopo che abbiamo convertito nelle zone convertite si fanno trade company. A questo proposito, continuiamo con la trade company siberiana. Qua sono ancora ortodossi, quindi no. Tutto Siberia? Tutto Siberia, ok. Allora. Tu vai qua. Questi li rispediamo in questa zona perché. Ah, per un attimo pensavo che gli ottomani fossero in guerra con l'Austria. Direi che forse è ora di fare guerra con gli ottomani. Si stanno riallargando troppo. Ovviamente dobbiamo tenere un po' di truppe qua. Adesso prendo anche gli Uzbeki, lo so che sono brutti da vedere lì. Fammi rimandare il colono in questa zona. Si era perso. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, cioè. Sembrava impossibile, come la pubblicità dell'Amaro Montenegro.
C'è la missione delle cattedrali, fammi fare un po' di cattedrali. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo battuto anche i Timuridi. No, ma come ha fatto la Spagna a fare tutto sto... Guardo sempre che non sia la Francia che è entrata nell'unione sotto di loro. Hanno 3000 e passa, avevano 2009. Tranquilli perché raggiungerli li raggiungiamo, perché ovviamente possiamo espanderci più veloci di loro, però... sì. No, siamo ancora in tregua con i moscoviti, quindi non possiamo cancellarli dalla cartina. Con voi? Anche siamo ancora in tregua, con calma. Con calma li cancelliamo. Stiamo a velocità 5 per ora. Sono un po' di cose da fare. Giusto, la cultura prussiana si muove verso est. Migra. Poi cavalli. 30? Ma io vi spendo 30 giusto per la beffa di Mosca prussiana. Qua stanno ancora convertendo. Lo so che queste... Come mai costa... Ah, non abbiamo ancora territori confinanti prussiani, quindi costa ancora un bel po', aspettiamo. E allora per adesso aspettiamo. Riga non la converto perché è Balten, quindi sono dello stesso gruppo, la penalità è dimezzata. Quando poi diventiamo impero di Renk, quello viene interiorizzato. A questo proposito... No, Cracovia è ancora del separatismo, non possiamo ancora convertirla. Capisco. La cultura rutena è quella della Zaporozia, poi si offendono troppo. Ok. Cos'è? Stettino si vuole alleare con me? Stettino ha dei problemi. La tentazione di dichiarare una bella guerra agli austriaci. Ma la devo dichiarare prima agli ottomani. Credo. Hanno più truppe dell'alleanza precedente, però c'è una differenza abissale. Posso chiamare sia la Francia che Bamanis e quindi schiacciarli. Ci penso. Ma tra l'altro, com'è messa la nostra economia a livello... Non arriva ancora abbastanza dalla steppa, eh. Si deve fare di più. E non controlliamo abbastanza da queste parti. Cioè, devo cancellare... Probabilmente devo cancellare la Norvegia, ma non fare neanche tanto. Il problema qua sono i mercanti anseatici. Esatto. Che portano tutti un 2%, 3% via l'1. E alla fine finiscono a fare un sacco di danno. Balordi. Antipaticoni. Corruzione. No, mi prendo. Perdo uno di stabilità, tanto sono a 3. Sto andando a velocità 5 apposta per fare edifici, convertire, perché voglio vedere. Credo che forse possiamo riuscire a diventare Orda Sacra prima della fine dell'episodio. Sarebbe davvero. Mi intriga. Mi intriga molto. Vediamo se ce la facciamo. Non so perché dobbiamo fare i core e poi convertire, quindi potrebbe volerci comunque un attimo. Cosa sta succedendo ai Timuridi? Hanno un po' di problemi con i ripelli, eh? Chissà come mai. Allora, io lascio giusto un'armata qua. Posto anche questa. Sono indeciso se fare guerra agli ottomani o se fare guerra agli austriaci. Finita la missione delle cattedrali. Ma non la prendo ancora. Ne faccio prima altre. Così mi dà ancora più papal influence. Faccio un po' di mercantilismo. Solo 31% di mercantilismo. Non è poco, ma non è neanche tanto. Fammi convocare una dieta. Cosa proponete? Di colonizzare da qualche parte. Dove volete colonizzare? Me lo fate vedere? Lì.
Sì, va benissimo. Tanto eventualmente lo volevo fare. Va benissimo. Non riprendo terra degli estate perché ormai siamo vicini al 100%. Non ha neanche senso far abbassare la loro fedeltà. Velocità di crociera 5, si va. Pure le conversioni culturali vanno avanti. Quattro armate bastano per schiacciare gli austriaci. Non lo so. Ma soprattutto, fare un claim su cosa? Oh, qua c'è carbone, beh. Beh, abbastanza ovvio su cosa allora. Come siamo messi di force limit? Non cresce mai. Beh, in realtà se faccio un po' di edifici, tra un po' ci scappa un'altra armata intera. Piano piano. Quelli se la vede la Zaporizia, sono in grado di farli fuori. Dov'è che ho la colonia in corso? Qui. Allora, questi li spediamo qua. Questi invece li portiamo in Zaporizia. Ah, in realtà non ho già più posti dove fare gli edifici del Force Limit perché sono tutti i territori. Manifatture? Rullo di tamburi. Dove saranno apparse? Ma stai scherzando? A Baghdad. Impero ottomano. Vabbè, va. Allora. Però. C'è un grosso però. Comunque si ottengono abbastanza in fretta. In realtà in svariati posti le avrei in 5 anni. Quindi è accettabilissimo. Beh, svariati posti 5 anni non proprio. In alcuni posti le abbiamo in 5 anni. Zero, 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 zero. Ma mi aspettavo di meglio, cosa chiede? Ah, ok. Naval Manufactory da... No, solo se non è lo stesso. Avere una manifattura, ovviamente, essere adiacente a una manifattura. Che io ero convinto di averne di più di manifatture in realtà. Università di Königsberg, no, non la prendiamo perché tanto siamo già avanti. Abbiamo il massimo dell'innovatività. Non possiamo fare altre conversioni. Tre missionari è ciò che abbiamo. Dimmi te se dovevano spawnare a Baghdad. La Francia vuole mappe? Sì, diamo sta mappa della Siberia, che se la prendano. Fammi vedere un po'. Sempre 20 su 14. Mi sa che l'Orda Sacra deve aspettare il prossimo episodio. Facciamo le cose ordinate per bene, invece di andare troppo di corsa. Gli Uzbeki li cancelliamo dalla cartina con calma. La Moscovia la cancelliamo anche dalla cartina. Allora, prima di ridichiarare gli ottomani, voglio appunto... Ah, mi ero completamente scordato. Cioè, più che scordato... Non mi ero davvero reso conto che qua è direttamente un nostro territorio per qualche scherzo del destino strano. Ma no, dai, fa troppo brutto. Glielo do alla Zaporozhia. Non si può vedere davvero. Unduzia. Eccoci qua. Questo grigio su violetto, su grigio su violetto. Impossibile da gestire. Allora. 5 armate. E si gestiscono gli austriaci.
Io credo che sia fattibile. Cinquantatré solo. Più gemme. Ok, questo avrà uscito sulla situazione. Questo ha velocizzato di molto la situazione. Tanto siamo avanti con le tecnologie. Ovviamente non usare admin perché devo fare i core, ma devo anche finire le idee. Così. Ma sì, ancora uno e due. E uno. Tra un anno è presente qua. E poi si diffonderà ulteriormente. A macchia d'olio. Non proprio a macchia d'olio, ma quel tanto che basta. Non voglio aspettare 9 anni, 12 anni, 22 anni per prenderla. La voglio abbastanza in fretta, l'istituzione. Abbiamo ottenuto trading in naval supply. Ci dà più 20% di force limit navale. Sto davvero. Le navi non le controllo da sempre. Dovrei upgradare, ad esempio, queste. Sono indietro da una vita. Ma d'altronde cosa me ne frega delle navi? Che storia. Perdiamo Ducati così? Fammi passare. Esatto. Andare avanti di 2 mesi. Così non mi partono i prestiti. Queste strategie. Allora. Io penso proprio che sì. Dichiaro all'Austria. Agli ottomani aspetto, ma devo anche tenere gli ottomani sotto mano. Ottomani sotto mano. Non ci posso credere che hanno ottenuto le manifatture a Baghdad. Che culo. I Timuridi li vedo declinanti, francamente. Bamanis ha formato il Deccan. Era Bamanis, quindi sì, Deccan è. Sì, sono i miei alleati, ok. Hanno cambiato faccia, cambiato volto. Teniamo conto di questi alleati comunque. Non dichiarare. Ah sì, se gli dici di entrare, di prepararsi, dichiarerebbero anche agli ottomani. Il che rende la situazione ottomani poi più gestibile. Visto che hanno comunque anche loro un'alleanza non da poco. Un'alleanza piuttosto importante. Non prendo ancora questa missione perché ogni singola cattedrale in più mi dà 5 di Papal Influence, che non è tantissima però. Sì, abbiamo quasi finito il nostro Mission 3. C'è roba in più nel senso che, vabbè, dopo che si diventa Orda Sacra poi uno vuole provare le truppe. C'è un achievement, c'è il famoso achievement dei mongoli. Non so ancora se lo farò. Non so ancora se voi volete che io lo faccia. Fatemi sapere. Per il resto, direi che per adesso ci possiamo. Controlliamo ancora Trade Company. Dov'è la mappa delle Trade Company? Uno direbbe Economic. E invece. Regioni, non è regioni. Sì, mi sa che è questa. No, probabilmente no. No, subcontinenti è per sapere che non siano nella mia stessa area, quindi qua posso fare trade company, ma non è quello il punto. Quali diamine di mappa useranno? Pirateria no. Dubbioso. Non la trovo, sono ceccato. Probabilmente ci sono passato. Starete facendo. Mi starete prendendo gioco di me, mi starete schernendo perché ci sarò passato sopra 200 vo. Eccola qua! Lo sapevo. Allora, sì, possiamo prendere un po' di province qua, fare il charter della Transoxiana.
Poi qua ci sarà Mongolian Charter, Manchurian Charter. Qua ovviamente è tutto Siberia. Non mi stupisce. Però sì, ne abbiamo già un po' in Transoxiana. Prima la conversione, però. Beh, sì. Prossimo episodio, Orda Sacra. Ci vediamo domani. Lasciate un like, lasciate un commento se potete. Lo apprezzo molto. E a presto. Ciao.